Napoli è una priorità italiana e se la città fa il salto, lo fa tutta l'Italia. Sono queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, intervenuto nella sua città in occasione del 75° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, auspicando una nuova liberazione, quella dalla criminalità organizzata. Fico è intervenuto inoltre sulla manovra finanziaria proposta dal governo. Non sono preoccupato perché è una manovra cosiddetta espansiva che però mette liquidità e innesta liquidità nell'economia reale e quindi aiuta principalmente le persone che sono in difficoltà, le persone che sono in disagio e può produrre un aumento della domanda interna perché questi soldi vanno a finire in economia reale, in beni e servizi reali e può far crescere il prodotto interno lordo in modo da innestare un ciclo virtuoso. Noi siamo una Repubblica democratica forte, sana e quindi non ho certo paura di una manovra economica che va nel verso anche in cui si era parlato in campagna elettorale. Il presidente della Camera ha preso parte all'inaugurazione al MAN della mostra Hercules alla guerra, in occasione della celebrazione per l'anniversario delle Quattro Giornate. Presente anche il sindaco Luigi De Magistris e il direttore del MAN Paolo Giulierini. Beh, ma le Quattro Giornate di Napoli sono la più potente espressione della voglia di libertà, che quindi si traduce anche in arte, in fotografia, in ricordo. Il Museo archeologico di Napoli è un museo dell'antichità, ma non si dimentica dell'identità cittadina. È per questo che abbiamo iniziato un ciclo di mostre dedicate al museo e alla città. L'anno scorso abbiamo fatto una grande mostra sulla storia del calcio Napoli. Quest'anno non potevamo esimerci da ricordare le Quattro Giornate di Napoli perché molto si svolse da queste parti e il museo stesso, grazie anche ad Amedeo Maiuri, ebbe un ruolo strategico, diciamo così, in quelle vicende.